Amici sportivi di Teleradio Sciacca, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Luigi Riccardo Gurrera. Per Teleradio Sciacca ai microfoni Giuseppe Recca ed Enzo Di Mino, 38esima giornata del campionato nazionale dilettanti di calcio, girone I, penultima giornata, ultima apparizione casalinga per lo Sciacca che ospita il Caltagirone, partita che ai fini della classifica ormai ben poca storia, lo Sciacca è in salvo da alcune settimane, il Caltagirone invece da un paio di settimane ha dovuto dire addio ai sogni di gloria dopo la inattesa e inopinata sconfitta casalinga contro il Bagheria. Quindi un confronto che ha pochi spunti di interesse, anche se i neroverdi intendono concludere bene con una buona prova davanti ai propri tifosi una stagione tra alti e bassi, ma fortunatamente conclusasi positivamente dopo i problemi emersi fino a metà stagione. Con l'arrivo di Vullo la squadra si è tirata fuori da una situazione di classifica a rischio e poi il girone di ritorno è proseguito bene con una salvezza conquistata con anticipo, anche se in qualche occasione con qualche affanno. Andiamo alle formazioni: lo Sciacca schiera Alderuccio, Cannata, Priola, Mazzara, Crivello, Bono, Corrao, Chico, Agliuzza, Forno, Ferragina. In panchina Totò Vullo, portato con sé Buondonno, Libasci, Semilia, Termine, Lavaccara. Il Caltagirone di Nicola Dolce si schiera con Polessi, Guarino, Sapuppo, Aliot, Ricordi, Viviani, Sottile, Malaguarnera, Vivarini, Dolce e Messina. In panchina Nanfria, Perotti, Sestito, Iovino e Privitera. Quindi spazio anche a qualche giovane che ha avuto poche occasioni di farsi vedere in campo da titolare nel corso di questa stagione e d'altronde è giusto così. Arbitra la partita il signor Nicoli di Tivoli. Il match sta per iniziare, il calcio d'inizio verrà dato dalla formazione calatina, il match che inizia in ritardo, c'è stato qualche problema di maglie all'inizio del confronto per lo Sciacca. Adesso anche il signor Nicoli, il direttore di gara, ritarda ulteriormente l'inizio della gara perché vuole più calma e tranquillità in panchina, soprattutto in quella dello Sciacca, dove secondo il suo parere c'è un po' di confusione, ma tutto è pronto, si può iniziare la partita. Andiamo ai contenuti tattici di questo confronto, alle motivazioni da cercare e da trovare possibilmente per le due squadre. A te il microfono, Enzo. Ma le motivazioni, soprattutto per lo Sciacca, io credo che è una motivazione importante quella di chiudere il campionato in bellezza, e la formazione messa in campo da Totò Vullo la dice tutta su quelle che sono le intenzioni dello Sciacca nel portare in porto questa partita, anche per chiudere in bellezza di fronte a un pubblico discreto, un pubblico buono che ha voluto essere presente in quest'ultima di campionato per salutare questa formazione che dopo un inizio di campionato piuttosto altalenante dal punto di vista del rendimento è riuscito poi con l'avvento di Vullo ad avere un rendimento molto più continuo e a conquistare la salvezza con qualche giornata di anticipo, anche se ancora matematicamente non è salvo lo Sciacca, però possiamo dirlo che non ci sono più problemi in quanto gli incontri che ci saranno da qua a finire, anche per quanto riguarda le altre formazioni che sono sotto lo Sciacca in classifica, danno alquanto una tranquillità all'11 verde-nero che non
le permette di giocare questa partita senza grossissimi problemi. Uno Sciacca che può rischiare in formazione il duo Bono Fornò, assente da 3 settimane dopo la partita con il Legia Virtus, e 2 giocatori sono stati squalificati, uno per 3 giornate Fornò, e Bono per 3 giornate e Fornò per 4. Ora il giudice sportivo nell'appello presentato dallo Sciacca ha ridotto a 3 giornate anche la squalifica di Fornò, e quindi si dà la possibilità al capitano dello Sciacca di poter disputare questi 2 incontri che lo separano alla fine, da quella fine del campionato. Bullo rinuncia fin dall'inizio alle Bacili, giocatore in panchina appunto per dare spazio a Ferragina, il giocatore dopo l'opaca prestazione di domenica scorsa in casa contro il Ragusa si è rifatto nella partita infrasettimanale con la San Cataldese, e quindi Bullo gli ha voluto dare ancora una chance per poter dimostrare quelle che sono le sue reali potenzialità. Per quanto riguarda il Caltagirone, ormai da qualche settimana ha messo nel cassetto i sogni di vittoria del finale, e ora deve disputare i playoff, e quindi non ci sono particolari problemi al momento per la formazione di Dolce, che comunque ha dimostrato in questo campionato di meritare la posizione in classifica e di non essere assolutamente una meteora, ma di avere tutte le carte in regola per poter mirare a vincere anche il torneo dei playoff. E andiamo alla cronaca di questa partita, che in questi primi 3 minuti ha già visto lo Sciacca molto pimpante presentarsi in un paio di occasioni nei pressi di Polessi, con comunque scarsi risultati. Comunque formazione quella dello Sciacca che sembra abbastanza motivata alla ricerca di un risultato positivo per chiudere la stagione. Ultima partita casalinga davanti ai propri tifosi, con il ritorno di Fornò e Bono la squadra indubbiamente riconquisterà alcuni equilibri tattici che nelle ultime giornate, con l'assenza proprio del suo uomo faro, erano scomparsi. C'è un calcio d'angolo in favore dei neroverdi dalla bandierina Riccardo Chico, suo traversone corto e il tentativo di Ferragina, adesso svirgola Bono la conclusione. Bono, tra l'altro, ricordiamo che all'andata realizzò a Caltagirone un gol molto bello che consentì allo Sciacca di pareggiare, era addirittura in vantaggio la formazione neroverde. Due dei pochi punti persi in casa dal Caltagirone nel corso della stagione, poi sono arrivati quelli, i 3 persi contro il Bagheria, che hanno compromesso praticamente la stagione. Calcio di punizione per i Saccenzi. Chico batte per Ferragina, gli ritorna il pallone, ancora Chico, lancio lungo verso Priola, troppo lungo il suggerimento di Chico che intendeva servire Priola, si riprende con una rimessa dal fondo per il Caltagirone effettuata da Polessi. Colpo di testa di Crivello, pallone al lato. Crivello in marcatura su Vivarini. Caltagirone in avanti, la prima apparizione nei pressi della porta di Aldaruccio, ma il tentativo dei calatini si ferma con questa palla che finisce al lato, rimessa con le mani per lo Sciacca. Ferragina non ha un felice controllo, pallone in fallo laterale. 6 minuti dall'inizio della partita, Sciacca 0, Caltagirone 0.
ricordi. L'anticipo di Cannata su Messina, adesso questo tentativo di Fornò in contrasto con Ricordi, il pallone finisce sul fondo, l'ultimo a toccare secondo il guardaline è stato il capitano dello Sciacca. Salta a Crivello più in alto di Vivarini, ma ancora il cartagirone in possesso di palla con Malaguarnera dietro per Viviani. Fornò ruba palla, eccolo che riceve, si aiuta con una mano, l'arbitro vede tutto e fischia concedendo un calcio di punizione al cartagirone già battuto. Ecco solito Malaguarnera che prova a macinare il gioco, il dolce da sulla destra per Guarino, ancora il pallone in profondità nella zona dove c'era Liotta, ma c'è un fallo laterale, colpo di testa di Mazzara, posizione irregolare degli attaccanti del Caltagirone, calcio di punizione per i neroverdi di Vullo. Tocca a Gliuzzecco, Ferragina, si muove molto Ferragina, dietro per Chico in profondità dove c'è Fornò, la finta di Fornò e poi il Ricordi riesce con la punta del piede ad allontanare il pericolo. Bono, il cross di Bono, Polessi blocca senza non poche difficoltà, ingannato da Viviani che ha concesso un po' troppo spazio a Bono. Malaguarnera affida il pallone a Sapuppo, fallo laterale in favore dello Sciacca. Chico, Fornò non riesce ad evitare che il pallone oltrepassi la linea laterale. Dolce, Aliotta controlla male, Corrao, Corrao contrastato regolarmente, calcio di punizione già battuto, riceve Chico, Ferragina, ancora Chico, l'apertura per Priola, il cross, il colpo di testa di Ricordi in fallo laterale, Sciacca in palla. Sì, è una formazione un po' sbilanciata in avanti, ma che comunque sta mettendo alle corde la difesa, per il colpo di testa di Ferragina che per poco non sorprende Polessi. Colpo di testa sul direzzato verso il secondo palo, comunque Polessi si è disteso con un bel balzo e riuscito ad intercettare il pallone. Dicevo dello Sciacca che opera una marcatura a uomo in difesa con Priola, Crivello e Cannata sui rispettivi avversari e Mazzara libero. E poi c'è Fornò, Agliuzzi e Ferragina come punte, c'è tre centrocampisti, Bono, Corrao e Chico. E quindi è una formazione molto, molto agile che ha dimostrato in questi primi 10 minuti di poter disputare un'ottima partita, anche perché, come abbiamo detto prima, non ci sono particolari problemi dal punto di vista psicologico che possono condizionare a volte alcune giocate di fino, e quindi ci sono le condizioni per poter assistere ad un bel incontro, anche perché il Caltagirone si sta dimostrando di essere una buona formazione, soprattutto organizzata, e quindi credo che alla fine vedremo senz'altro. Da quella fine vedremo senz'altro una bella partita. Il ritorno di Bono e di Fornò soprattutto
hanno ridato più verve al gioco d'attacco dello Sciacca e con Chico che ha trovato dei punti di riferimento importanti. Ma questa è una prerogativa fondamentale, d'altronde Bullo lo ha detto esplicitamente. E Bono e Fornò per questa formazione sono due giocatori fondamentali, l'uno perché riesce a dare maggiore possibilità a Chico di giocare, di poter gestire la zona del centrocampo senza problemi di marcatura, l'altro sappiamo tutti quali sono le potenzialità di Tony Fornò e quello che può dare anche dal punto di vista psicologico, e quindi per la formazione dello Sciacca sono due elementi importanti, due elementi fondamentali. Sciacca difende e poi riparte in velocità, anche perché, ripetiamo, non ci sono marcature molto strette, le due formazioni possono fare tranquillamente gioco senza eccessivi tatticismi. 12esimo, sempre 0-0. Chico Ferragina, si gira bene, supera il primo ma non il secondo avversario, viene fermato, bella intuizione di Vivarini, palla che però termina sui piedi di Mazzara che può controllare, affidare a Corrao, il cui tentativo viene ribattuto e poi guadagna anche una rimessa con le mani la squadra calatina. Messina, colpo di testa di Bono che anticipa male a Guarnera, Fornò, Mazzara leggermente spostato in avanti, Mazzara lancia Gliuzza anticipato da Aliotta, riparte il Caltagirone, ribattuto il tentativo di Dolce, lo Sciacca ancora in possesso di palla con Fornò, prende la mira, effettua un tiro sul fondo. Si vede che Fornò manca da un impegno agonistico da qualche settimana, è molto motivato, vuol fare tutto lui, vuol fracassare il mondo quasi. Naturalmente il giocatore vuole dimostrare di essere e di avere quel peso all'interno della formazione che ha avuto in questo campionato, e soprattutto è quasi come se si volesse scusare del gesto istintivo che gli ha provocato l'espulsione, cioè che gli ha provocato la squalifica di 3 giornate nella partita contro Legia Virtus. Dalla bandierina sta per calciare Chico, il giocatore osserva la disposizione in campo dei propri compagni, il pallone viene sfiorato da Ferragina che si è trovato un po' sbilanciato in avanti anche perché pressato dall'avversario, quindi suma questa azione dello Sciacca che poteva portare lo Sciacca in vantaggio in questi primi 15 minuti di gioco, dove lo Sciacca praticamente ha fatto la partita. Il Caltagirone sta per ora permettendo alla squadra scienze di sfogarsi per poi poter agire in contropiede, e questo mi sembra che sia una condizione e una prerogativa fondamentale della formazione di Dolce. In qualche momento lo Sciacca presta il fianco un po' sbilanciato agli attacchi ai contropiedi del Caltagirone. In questo caso la squadra di Dolce non ne ha approfittato. Nettissimo fallo su Ferragina, facciamo una breve pausa di pubblicità, tra poco. Riprendiamo qui dal Gurrera quando siamo al 17° del primo tempo, Sciacca e Caltagirone sono ancora sullo 0-0, Saccenzi in avanti,
Caltagirone che fa buona guardia, adesso sta Puppo in possesso di palla, dietro per Viviani, con Messina, Ricordi disposto il gioco sulla destra dove c'è Guarino un lancio a superare il centrocampo, intercetta il pallone per un attimo Priola, poi lo conquista Mazzara, lo porta in avanti, affida la sfera a Corrao, Fornò spostato sulla sinistra in questa occasione, rimessa laterale in favore dei neroverdi, Corrao con le mani, Fornò due uomini su di lui, lo contrastano irregolarmente, calcio di punizione per lo Sciac. Come tutti i calci piazzati, Chico sistema il pallone, fa partire il calcio di punizione, sfiora Crivello che si era portato in avanti, la sua conclusione di testa finisce un metro oltre la traversa della porta di difesa napolese. Messina non aggancia il pallone, Dolce, riparte lo Sciacca che però commette un errore con Chico, adesso prova in velocità il Caltagirone, riconquista la palla lo Sciacca con Chico, la riperde, un po' di confusione sulla tre quarti, Corrao recupera la sfera con caparbietà, la riaffida a Chico che apre sulla sinistra per la corrente, Priola che riceve, Priola, Ferragina si gira e fa partire un sinistro con parata in tuffo di Polessi, ma la posizione di Ferragina era irregolare secondo l'arbitro, quindi comunque bella azione in velocità della squadra nero-verde, con Ferragina che si muove molto e che mi pare non sia il Ferragina di due settimane fa quando contro il Ragusa ha sofferto un poco. Prima iniziativa di un certo peso in avanti del Caltagirone con questo traversone effettuato da Sottile e ha liberato, ha messo in fallo laterale Mazzara. Siamo al 21esimo del primo tempo, ancora fermo sullo 0-0 il risultato, lo Sciacca ci prova, Chico, Ferragina, si gira bene Ferragina, il cross, Perotti libera anche questa volta, poi Priola non aggancia, Sottile, Dolce, prova a ripartire con Vivarini, il Caltagirone. Aliotta, ancora Dolce, nella zona centrale del campo, lunga l'apertura sulla sinistra per Mara Guarnera, ha davanti a sé Mazzara, effettua un cross, respinge dal centro dell'area Crivello, spazi per lo Sciacca che non deve però ritardare troppo la controffensiva, ecco un corridoio buono per Fornò, Fornò davanti a sé Viviani, Fornò attenzione, pallone sul destro e tiro, respinge ancora Ricordi, bella azione di Fornò,
risponde il Caltagirone. Aliotta, Sottile, Malaguarnera, Sapuppo e poi ancora Dolce. Dolce trova un corridore per Sapuppo. Il traversone di Sapuppo, fanno buona guardia Crivello e Mazzara, ma caparbiamente Sapuppo riconquista la sfera. Malaguarnera di tacco, ancora Sapuppo. Dolce in controtempo, ma c'è il fallo piuttosto netto di Riccardo Chico su Sapuppo. Primo cartellino giallo della partita per il Seccenze, Chico. Partita non cattiva comunque, al di là di questo fallo, e due squadre che si affrontano a viso aperto senza marcature asfissianti e con qualche spazio di troppo per entrambi. Beh, è giusto che sia così, sono due formazioni che non hanno niente, non rischiano niente, pertanto è giusto che giocano a viso aperto. Infatti ci sono continui capovolgimenti di fronte con una leggera prevalenza da parte dello Sciacca, che si è affacciato all'area avversaria con più continuità e con più pericolosità, nell'ultima l'occasione di Fornò, che però al momento di concludere si è allungato un po' la palla e quindi non è riuscito a tirare con la giusta coordinazione. L'ammonizione per Chico ci sta tutto, il giocatore era in netto ritardo sull'avversario e quindi ha voluto continuare la corsa, e mi sembra ineccepibile la decisione del direttore di gara, e che ha ammonito il giocatore, che comunque si è immediatamente scusato. Però possiamo benissimo dire che è una partita tranquilla, una partita dove non c'è assolutamente il benché minimo accenno al gioco falloso. Fornò apre bene sulla sinistra per Priola. Priola in mezzo e c'è il gol. Agliuzza, 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 ma forse c'è stata addirittura una deviazione di un difensore del Caltagirone. Non riusciamo a capire se è stato Agliuzza, sembra proprio di sì, o se c'è stata una deviazione. I due giocatori hanno messo la testa tutti e due assieme, però io credo che a toccare sia stato il difensore, anche se Agliuzza fa cenno di avere segnato lui, però evidentemente c'è bisogno di rivedere l'immagine, almeno poi ci sarà giustamente la testimonianza di Agliuzza, che dirà se effettivamente ha segnato lui o meno. Però l'importante è che lo Sciacca sia passato in vantaggio, anche perché a questo punto il Caltagirone deve mettere un po' più di birra rispetto a quante ne ha messe in questi primi 25 minuti di gioco, e quindi tutto ciò servirà per ravvivare ancora di più questo bellissimo incontro. Il cross di Priola sottoporta l'intervento di Agliuzza, forse c'è stata una deviazione, ma è chiaro che comunque l'intervento di Agliuzza c'è stato. Il primo pallone toccato da Agliuzza nel corso di tutti i 20 minuti, come già in altre occasioni, il fiuto del cannoniere si è fatto sentire. Fornò ancora lo Sciacca in avanti. Un tiro bordata di sinistro di Bono, che sfiora il palo sinistro della porta difesa da Polessi. Abbiamo detto della vitalità dello Sciacca in questa ultima apparizione casalinga della stagione. Vedremo come il Caltagirone reagirà alle carte in regola, gli uomini per reagire alla formazione di Dolce.
ma come abbiamo più volte sottolineato all'inizio di questa partita, è importante capire quali sono le motivazioni. Sapuppo alla meglio nel contrasto Fornò e lo Sciacca riparte con questa bellissima apertura di Bono per Ferragina, che perde qualche secondo, si accentra, c'era un corridoio sulla destra, lui ha preferito accentrarsi, adesso il gioco si sposta sulla sinistra, c'è Corrao, ecco il solito Priola che riceve ed ecco il solito traversone di Priola, questa volta nettamente sbagliato. All'Inter è verde, dottore. Ancora lo Sciacca, questa volta traversone alto di Corrao con Agliuzza che si catapulta sul pallone, ma arriva prima di lui Palessi. Ma la Guarnera per Caltagirone riparte, affida il pallone a Messina. Ecco Dolce, buono il triangolo per Malaguarnera, ma è in vantaggio Mazzara che fa sfilare la sfera in fallo laterale. Ventinovesimo del primo tempo, Sciacca 1, Caltagirone 0, la rete al 25esimo di Agliuzza, ma forse c'è stata una deviazione. Difende bene il pallone Ferragina, lo dà all'indietro per Chico. Adesso con calma lo Sciacca, ecco Mazzara, il suo solito lancio a superare il centrocampo, questa volta però trova i difensori del Caltagirone, Sapuppo, Dolce, ma la Guarnera non ci arriva, alla meglio ancora Mazzara. Disimpegno di Mazzara, Chico, Priola, intercetta l'azione Ricordi, poi il lancio di Dolce sulla destra per Sottile che arriva in ritardo, pallone in fallo laterale, nulla di fatto. Si lotta a centrocampo, commette fallo Fornò, la punizione battuta da Dolce. Ancora Dolce, l'anticipo di Bono su Malaguarnera, poi il fallo di mano di Malaguarnera, vede tutto l'arbitro, raccomanda un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Ferragina lotta con i denti, guadagna un calcio di punizione. Chico in mezzo con un attimo di ritardo, Crivello. Cambio nelle file del Caltagirone. Al 30 su 32esimo si prepara a entrare in campo Sestito. Sestito è uno dei titolari del Caltagirone.
ha giocato un buon campionato, Dolce oggi ha voluto dare spazio a Aliotta come ha fatto domenica scorsa, ma è chiaro che l'apporto di Sestito è molto importante e ha deciso di cambiarlo al 32esimo del primo tempo. Sestito al posto di Aliotta. Una buona incursione di Forno sulla destra, non si fa ingannare Sapuppo che ferma la sua azione e prova a ripartire il Caltagirone, ancora Sapuppo, ecco, Sottile. Sottile si è spostato a sinistra, a destra c'è andato il nuovo entrato Sestito. Il messo in gioco in favore dello Sciacca, ecco, Chico, Bono. Lancio innocuo tra le braccia di Polessi. Ancora i neroverdi in possesso di palla, Priola. Priola troppo in profondità, il traversone, ci arriva comunque Bono, contrastato da Malaguarnera. Bono sbaglia tutto. Guarino manovra, come al solito il pallone su Dolce. Ecco Sottile, tra i due non c'è intesa, conquista la sfera Forno, ancora una volta si porta in profondità, mette in mezzo, si alza Agliussef che prova a girarsi, Ferragina a colpo sicuro di sinistro, bella risposta di Polessi, attentissima la guardia di Polessi con il tiro di Ferragina. Gioco fermo perché c'è Agliuzza a terra al centro dell'area. Ce la fa riprendere. Agliuzza. Calcio di punizione per il Caltagirone, battuto da Viviani, colpo di testa di Crivello che anticipa Vivarini, lo Sciacca riparte come al solito con Tony Forno, fermato da Messina, ancora Messina, ecco Vivarini, si aiuta Vivarini con spingendo Forno, per l'arbitro punizione del Caltagirone, Sapuppo, in controtempo Messina e ancora lo Sciacca,
con Sapuppo che rincorre Fornò. L'apertura sulla sinistra troppo lunga per Priola. Vediamo Fornò che si dà un grande fare ma sta sprecando troppa energia. Sì, forse porta un po' la palla in più rispetto a quanto dovrebbe, quindi viene portato molto spesso ad esagerare l'ultimo tocco. In effetti su questo pallone forse poteva darlo di interno destro. Intanto un breve stacco pubblicitario. Riprendiamo dal Gurrera per Sciacca Caltagirone, 38esimo del primo tempo, sempre 1-0 in favore dello Sciacca per la rete messa a segno da Agliuzza al 25esimo. Il gioco è fermo, si riprende con un calcio di punizione in favore dei calatini. Bono Ferragina, troppo alto il pallone. 5 minuti alla fine del primo tempo. Sestito lungo in avanti dove Vivarini appare troppo isolato. Netto il predominio dello Sciacca in tutto il primo tempo. Fornò contro Ricordi, il guardalinea ravvisa un intervento irregolare del capitano dello Sciacca. C'è un calcio di punizione per il Caltagirone. Viviani, Dolce, Sottile. Viviani, Dolce. C'è un cliente fa Juventus, Parma. Ricordi, lancio lungo a superare il centrocampo, il colpo di testa di Cannata. La Sciacca riparte con il pallone sui piedi di Corrao. Arriva Priola sulla sinistra. Il giocatore dello Sciacca commette fallo, calcio di punizione già battuto. Messina, Dolce, Guarino, ancora Dolce. L'apertura per Guarino, pallone che oltrepassa la linea laterale. Non ce la fa Guarino a mantenerlo in gioco. Ferragina, Chicco, libero sulla destra Fornò che riceve. Il triangolo chiesto da Fornò ad Agliuzza non si chiude per l'inserimento di Viviani. Sapuppo, palla in fallo laterale. Malagornera trova spazi, serve sulla destra per Sestito con Guarino. Vivarina ancora una volta anticipato nettamente da Crivellò, che questa volta però commette fallo. Un'attenta guardia quella di Crivellò
a uomo su Vivarini, poche occasioni per il bomber del Caltagirone. Seguiamo questo calcio di punizione sul pallone Nicola Dolce. A due minuti dalla fine del primo tempo con lo Sciacca in vantaggio per 1-0. Tutto è pronto, parte la bordata di Dolce che finisce sulla barriera, poi Guarino sulla ribattuta ci prova da lontano, pallone altissimo sul fondo. Chiude in avanti il Caltagirone questo primo tempo. Ecco Sottile, ci prova da lontano, ribattuta da Mazzara la sua conclusione. Lo Sciacca con Fornò, ancora una volta si allunga la sfera, il capitano dello Sciacca. Ecco Bono che riceve da Alderuccio. Viviani, Chico, Fornò, ecco Agliuzza che tocca per Chico, un rimpallo favorisce lo Sciacca, Priola, il sinistro di Priola, è giusto che ci provava, 45esimo in questo istante. Due minuti di recupero, dice il signor Niccoli di Tivoli. Calcio di punizione che batte Chico, affida la sfera a Priola. Prima mette in mezzo, Rasoterra e Fornò non approfitta di questo pallone, ha un controllo infelice, la sfera finisce sul fondo. Si mette le mani nei capelli il capitano dello Sciacca, poteva essere sfruttata meglio questa possibilità. Caltagirone con Dolce che manovra a centrocampo, Vivarini, Sottile, poi il lancio di Dolce sulla destra per Guarino è intercettato da Priola, lo Sciacca, l'ultima azione prima della fine del primo tempo, ecco Fornò, attenzione, ancora Fornò e un altro errore del capitano dello Sciacca che si è allargato un po' troppo sulla sinistra. E probabilmente tra qualche secondo l'arbitro fischierà la fine del primo tempo, che lo Sciacca conclude in vantaggio per 1-0 con la rete di Agliuzza al 25esimo. Inseguono il pallone Sestito e Priola, difende Priola la sfera, la allontana e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Sciacca 1, Caltagirone 0, amici sportivi, appuntamento fra poco per il secondo tempo. Amici sportivi di Teleradio Sciacca, siete nuovamente collegati con il Gurrera per il secondo tempo di Sciacca a Caltagirone. Dopo il primo tempo il risultato vede lo Sciacca in vantaggio per 1-0 con la rete di Agliuzza al 25esimo. Il secondo tempo è iniziato in questo istante con lo Sciacca che adesso attacca da destra verso sinistra
primo tempo bello da vedere, interessante, e subito lo Sciacca con Agliuz che si catapulta sul pallone, si avvicina al raddoppio. Vedremo cosa saprà fare il Caltagirone, che nel corso del primo tempo è sembrato affrontare il confronto così con ritmi piuttosto blandi, soprattutto consentendo allo Sciacca, lasciando allo Sciacca ampi spazi. Vedremo, dicevo, cosa accadrà. Nel frattempo segnaliamo che c'è stato un cambio nelle file del Caltagirone. Nell'intervallo è rimasto negli spogliatoi Polessi, al suo posto è entrato il secondo portiere Nanfria. Forse c'è anche un altro cambio, mi pare di capire. Sì, c'è un campo anche Privitera, forse, o mi sbaglio, vedremo tra qualche attimo. Lo Sciacca intanto in avanti con Fornò, c'era libero Agliuz sulla sinistra, il pallone non è arrivato nella sua zona. Saccenza ancora in possesso di palla, Chico, l'apertura per Bono verso Agliuz, colpo di testa di Ricordi, ed ecco Fornò, prova la bordata, para Nanfria. Ferragina, incursione sulla sinistra, pallone in mezzo, Ricordi può liberare. Ecco il nuovo entrato Iovino, e c'è anche Privitera, quindi Iovino e Privitera in campo al posto di Messina e Malaguarnera. Abbiamo individuato i due cambi. Non potevo domandare a chi lo turista, non è l'esempio. Poteva fare altro per la Perotta che c'era. Sì, ma faccio questa situazione. Calcio di punizione alla tre quarti campo battuto dal giocatore allenatore Dolce. Il pallone, per la prima volta ho visto svirgolare un pallone a Dolce, un giocatore sicuramente dai piedi eccezionale, un giocatore di categoria superiore che da diversi anni ormai naviga in queste categorie, ma che dal punto di vista tecnico è sicuramente una spanna superiore rispetto ad altri giocatori di questo campionato e che giocano in questo settore importantissimo del campo come il centrocampo. Chico, la palla a Corrao che arriva dalle retrovie, rete con un piatto sinistro, se non vado errato. Corrao ha messo il pallone sul palo più lontano dove il portiere non è riuscito ad intercettare. Il passaggio di Chico dalla destra si è accentrato e quindi ha dato questo pallone a tagliare al limite dell'area dove si è inserito Corrao ed in velocità con l'interno del piede è riuscito ad insaccare, quindi 2-0 per lo Sciacca, uno Sciacca che anche nel secondo tempo è entrato in campo molto determinato e voglioso di chiudere la partita al più presto. Lo Sciacca all'inizio della ripresa quindi raddoppiato. Facciamo un po' il riepilogo delle sostituzioni.
dall'inizio del secondo tempo Nanfri al posto di Polessi, Privitera al posto di Sottile, Iovino al posto di Mala Guarnera. Quindi tutte e quattro i cambi a disposizione sono stati effettuati dal Caltagirone, mentre nessun cambio ancora nello Sciacca, che ha raddoppiato quindi con Corrao e che praticamente sta suggellando una bella prova. Ancora lo Sciacca con il grintoso Ferragina, ci prova, si allunga troppo il pallone. Beh, ci aspettavamo la reazione del Caltagirone, invece è giunto il raddoppio dello Sciacca. Chissà se riuscirà questo Caltagirone a reagire, perché finora indubbiamente non ha mostrato tutte le proprie qualità tecniche, sono notevoli. Ma gli manca però la motivazione, quella spinta necessaria per poter dare maggiore incisività alle proprie azioni, maggiore un pizzico di energia in più nel gestire il pallone, ed è questo che manca, è quello che manca a Caltagirone. Intanto si discute qua sulle sostituzioni. Il Caltagirone ha operato quattro sostituzioni e pare che il regolamento dice tre sostituzioni. Comunque questo conta poco, anche perché lo Sciacca sta vincendo e quindi non ci sono le condizioni. Colpo di testa di Fornò con una grossa parata di intuito del neo entrato Manfre, che riesce ad intercettare il ravvicinato colpo di testa del capitano dello Sciacca. Sì. Il pallone sembrava essere finito in calcio d'angolo, invece la guardia linea ha dato la rimessa dal fondo alla Caltagirone. Lo Sciacca è ancora in avanti con Priola che cerca di superare l'avversario con un stop a seguire, ma il gioco dell'avversario riesce a mettere il pallone dentro. Ora il Caltagirone che viene in avanti sempre con Dolce, che va a servire Vivarini sulla fascia sinistra. E ancora lo Sciacca con Fornò, ecco il tentativo di Fornò che riceve da Agliuz. Polessi è in porta, non c'è stato il cambio, ha solo cambiato la maglia. C'è stato un po' di confusione, abbiamo visto con il numero 12 il portiere del Caltagirone, invece non era un cambio, è sempre Polessi che difende i pali della squadra calatina, ha cambiato solo la maglia, non è più con il numero 1 ma con il 12, con il permesso del direttore di gara. Quindi si chiarisce un po' il dubbio, quel dubbio che ci aveva anche fatto riflettere su queste quattro sostituzioni nelle file del Caltagirone. Calatini in avanti, torniamo alla cronaca, ma con poche idee, assolutamente con la testa alle vacanze probabilmente. Sciacca molto più motivato, 2-0 il risultato, e continua ad attaccare la formazione nero-verde per dare ulteriore spettacolo ai propri tifosi, oggi abbastanza numerosi per salutare la fine del campionato tra le mura amiche. Vivarini dietro per Dolce, ecco Iovino.
Privitera fermato da Cannata, Fornò, Sapuppo lo controlla, commette fallo Fornò, calcio di punizione per il Caltagirone. Dolce in avanti, colpo di testa di Cannata, controlla Agliuzza, fida la sfera a Corrao, autore della seconda rete, Priola. Ancora Corrao, l'anticipo netto di Viviani, pallone che arriva nella zona dove Vivarini è troppo isolato, pochi palloni per lui nel corso di questa partita. Mazzara cambia gioco sulla destra dove c'è Cannata. Ecco, adesso c'è un pressing sui portatori di palla dello Sciacca da parte del Caltagirone. Vediamo cosa frutta Messina. Iovino cerca di far proseguire per Privitera, pallone sul fondo. Facciamo una breve pausa tra poco. Riprendiamo quando siamo al 12° del secondo tempo, il risultato è sempre di 2-0 in favore dello Sciacca. E nel corso degli ultimi minuti il Caltagirone ha mostrato qualche segno di reazione pressando i portatori di palla dello Sciacca, cercando di dare un senso a questa domenica. Iovino difende bene il pallone, lo dà a Dolce. Privitera non riesce ad agganciare, poi Messina riconquista la sfera. Ancora Dolce. Guarino respinge al centro dell'area Crivello, si alza Ferragina, bellissimo il controllo di Ferragina che apre uno spazio, crea uno spazio per Agliuzza, adesso Fornò a tu per tu, il tiro sopra la traversa, bella azione condotta da Ferragina e conclusa con una conclusione alta da Fornò. Viviani va sulla destra per Guarino, Iovino all'indietro, ancora Guarino in avanti dove Crivello come al solito blocca l'iniziativa di Vivarini. Calcio di punizione in favore dello Sciac del Caltagirone. C'è un cambio nelle file dei neroverdi, entra Libasci, sostituisce Ferragina che ha giocato una buona partita.
E torniamo al calcio di punizione per il Caltagirone. Batte Dolce, palla che spiove in mezzo all'area, colpo di testa di Vivarini, anzi di Ricordi, palla alta sulla traversa ed è la prima conclusione del Caltagirone verso la porta di Alderuccio nel corso di tutta la partita. Qualche segnale di reazione del Caltagironense? Sì, d'altronde qualche cosina deve cercare di darla di più rispetto a quello che ha dato fino a questo momento, e in effetti ha spostato un po' il baricentro delle proprie azioni in avanti, quindi risulta un po' più pericolosa sui palloni alti dove i giocatori molto dotati. Intanto Fornò, e non è proprio giornata di Fornò, che non riesce a stoppare il pallone, anche se il guardialine aveva segnalato la posizione irregolare del capitano dello Sciacca, però Fornò ha sbagliato ancora una volta l'ultimo tocco, e quindi una giornata non troppo felice per il giocatore, che ha giocato bene fino al limite dell'area di rigore. Quando è entrato nell'area di rigore avversaria non è riuscito a concretizzare il gran mole di lavoro svolto nell'altra parte del campo. Dicevamo del Caltagirone, che sta cercando di mettere qualche cosina di più, ed è bello il duello tra due giocatori completamente diversi dal punto di vista fisico. Mi riferisco a Vivarini e a Crevello, che continua a seguirlo come un'ombra. Evidentemente Crevello sta cercando di annullare del tutto il pericoloso centravanti avversario, uno dei migliori attaccanti del girone, ha segnato tantissimi gol, e quindi Crevello vuole avere questa grande soddisfazione di annullarlo e di impedirle qualsiasi conclusione a rete. Fino a questo momento c'è riuscito appena i voti. Crevello, come al solito, almeno fino a questo momento, è tra i migliori in campo dello Sciacca. Diciottesimo della ripresa, sempre 2-0 il risultato. Dolce in possesso di palla per la squadra ospite, sposta il gioco sulla sinistra dove l'anticipo netto di Cannata su Privitera. Cannata lancia bene di Basci, troppo in profondità, fa buona guardia alla difesa del Caltagirone. Partita che è calata di tono, ma adesso deve essere la squadra del presidente Iudica a imporre il proprio gioco, visto che è sotto di due reti. C'è un fallo di Crivello sul solito Vivarini, questa volta punito dall'arbitro con un'ammonizione per Crivello. Pallone Dolce come al solito. Rilancia Priola nella metà campo del Caltagirone, dove non c'è nessun giocatore dello Sciacca. Mamma, ho preso un cielo. Chicco, l'apertura forse troppo in profondità per Libasci, che ci arriva, riesce a mettere in mezzo
esce blocca Polessi. Privitera lancia Messina, l'apertura per Iovino, libero sulla destra, ha davanti a sé Crivello, lo supera, prova un tiro che Alderuccio devia in calcio d'angolo, primo impegno per di una certa importanza per il portiere dello Sciacca che arriva al 21esimo. Corner battuto da Dolce direttamente sull'esterno della rete. Corrao conquista un pallone a centrocampo, commette fallo. Il gioco riprende con il cartagirone in avanti, prova Vivarini a girarsi da Dolce, lancio in mezzo all'area dove Priola contrasta Messina, sembrava quasi un intervento come quello compiuto da Grigento nella partita con la San Cataldese. Cannata, Corrao agliuzza, attaccato da due avversari, non riesce a girarsi, è la meglio del cartagirone, adesso con Sapuppo comincia un disimpegno. Viviani, Dolce, Messina, fermato da Corrao e Coforno che torna in possesso di palla. Non si chiude il suggerimento verso Libasci ed è il cartagirone che va in avanti. Sapuppo fermato irregolarmente, calcio di punizione per il cartagirone sulla tre quarti, un po' oltre la linea di centrocampo. Ricordi, provato a battere di forza. Agliuzza, Ricordi si è portato in avanti, lo ha seguito Agliuzza. Calcio di punizione per il cartagirone, Messina e Dolce sul pallone. Corrao e Priola in barriera per lo Sciacca. Respinge Mazzara, ancora Messina, un buon controllo, poi tenta l'apertura sulla destra per il libero Dolce, intercettato il suggerimento da Corrao. Contropiede di Libasci, pallone che supera la linea laterale, quindi non viene trattenuto in gioco da Libasci. Grazie.
giallo, richiama l'attenzione dell'arbitro, c'è un cambio nelle file dello Sciacca, ma l'arbitro fa proseguire il gioco, si prepara a entrare in campo Semilia. Ecco la sostituzione che giunge al 26esimo della ripresa, esce Crivello, entra Semilia. Intanto un pallone che spiova in area e impegna Polessi. Forno finisce a terra sull'attacco di Guerino, pallone ancora in gioco, sempre in possesso dello Sciacca. Libasci fermato da Messina, non riesce lo Sciacca a imbastire un'altra azione d'attacco e riparte con Sapuppo il cartagirone. Ecco il tentativo di Dolce per Iovino, il tiro, Priola in calcio d'angolo. Batte Dolce, respinge Alderuccio, ancora Sapuppo per i Calatini, in mezzo e c'è Vivarini in netta posizione di fuorigioco. La partita è cambiata, adesso è il cartagirone che comanda il match, anche se con poca convinzione. Per lo Sciacca si presentano grandi spazi in avanti dove possono inserirsi con una certa pericolosità Libasci e Forno. Quindi cambia un po' l'atteggiamento tattico delle due formazioni. Il Caltagirone sta cercando di mettere in rete il pallone che gli possa permettere di nutrire delle buone speranze per il raggiungimento del pareggio negli ultimi 20 minuti. E quindi uno Sciacca che non deve assolutamente cedere. Intanto Libasci riesce a rubare palla ed involarsi nell'area, avversario, il calcio di rigore nettissimo, un calcio di rigore commesso da Viviani che ha atterrato piuttosto platealmente Libasci, che ormai era giunto in prossimità del dischetto del calcio di rigore per tirare in porta, e quindi ci ha messo il piede il capitano biancorosso, e quindi un calcio di rigore ineccepibile che l'arbitro concede senza alcuna esitazione e senza proteste della squadra avversaria. Agliuzza al tiro, Agliuzza contro Polessi, tutto è pronto, Agliuzza si sta per concentrare, sta per decidere quale angolo mirare, quindi piazzare il pallone, fischia l'arbitro, parte Agliuzza, spara Polessi con un balzo sulla sua destra riesce a neutralizzare il calcio di rigore battuto dal centravanti dello Sciacca, che intanto a centro area si dispera per avere mancato una ghiottissima occasione. Lo Sciacca manca l'occasione per il terzo gol. Bella risposta di Polessi. Messina
Non c'è nessuno nella zona dove ha tentato un lancio. Adesso c'è Priola che forse si complica un po' la vita. Due avversari su di lui. Pallone a lato. Rimessa per il Caltagirone. Trentunesimo della ripresa, Sciacca 2, Caltagirone 0. Rimessa con le mani per i Calatini, Messina, Dolce che riceve, prova a mettere in mezzo, allontana Semilia, Previtera, ancora Dolce, Sestito e l'anticipo netto sul sapuppo di Mazzara, Mazzara porta avanti la sfera, contropiede dello Sciacca, l'apertura per Chico, arriva Libasci, ancora Chico e prova poi di testa al centro dell'area Mazzara e arriva il terzo gol. Mazzara in una sortita in avanti il difensore dello Sciacca fa partire un'azione in contropiede che con il pallone che sembrava si stesse perdendo poi sulla destra invece con una incornata di forza al centro dell'area mette a segno il terzo gol. Per noi una pausa di pubblicità. Riprendiamo il collegamento dopo il cambio, Chicco è uscito al suo posto, è entrato Termine. Un minuto dopo il gol di Mazzara che porta a 3 il risultato dello Sciacca in favore del Caltagirone. 3-0 quando siamo al 33esimo della ripresa, come giustamente sottolineavamo prima. La reazione del Caltagirone è arrivata troppo tardi quando si stavano creando troppi spazi per lo Sciacca e in uno di questi ne ha approfittato con una bellissima azione di Mazzara che è riuscito a anticipare nettamente l'avversario un poco oltre il limite dell'area e poi con è arrivato a sua volta nell'area del Caltagirone, ha aperto sulla destra per Libasci che gli ha restituito il pallone. Di testa, di forza, Mazzara ha sorpreso Polessi che forse non si aspettava un colpo di testa da quella posizione verso la porta. Naturalmente Mazzara è arrivato proprio di corsa e poi ha fatto il tuffo per dare maggiore potenza al suo colpo di testa e quindi non ha potuto fare niente. Il bravo Polessi che un minuto prima aveva intercettato il rigore di Agliuzza. E come avevamo detto in precedenza, il Caltagirone spingendo un po' di più in avanti prestava il fianco ai contropiedi dello Sciacca che sono arrivati puntuali sia con Fornò che con Libasci, tanto che in uno di questi contropiedi c'è stato il rigore su Libasci e poi è arrivato il gol di Mazzara. Quindi una partita che sta terminando in gloria per lo Sciacca, un 3-0 che ci sa tutto, uno Sciacca motivato fin dall'inizio, ha avuto ragione o sta avendo ragione nei confronti di un Caltagirone che ha fatto intravedere di avere delle ottime potenzialità ma al momento è privo di stimoli in attesa dei playoff. Semilia lancia Libasci, velocissimo Libasci, non riesce a raggiungere il pallone.
Adesso lo Sciacca controlla senza assolutamente affanni le azioni del Caltagirone, ormai in chiara difficoltà. Messina spalacchia lontano, controlla Mazzara, ecco termine, Mi Basci, ma dall'altra parte non c'è nessuno, la sua posizione d'altronde. Ma la guarnera, una botta dal vertice destro dell'area dello Sciacca, pallone ancora in gioco, colpo di testa di Mazzara a respingere, Messina, cannata, ferma con calma e rilancia, Fornò non riesce a tenere in gioco il pallone, stanco Fornò. Viviani, ricordi sulla destra, ecco Iovino, pallone in fallo laterale. Bono lancia Semina sulla destra, Li Basci, non ci arriva, consente alla difesa del Caltagirone di provare un altro contrattacco, ma non ci sono assolutamente idee, non c'è lucidità nella fila della squadra biancorossa, che adesso tenta un contropiede con Ricordi. Tutto facile per lo Sciacca, Mazzara, Semilia. Lo Sciacca voleva una vittoria per congelarsi al culo da pubblico e pedone in casa. Semilia. Sfiora Gliuzza il pallone di testa, ma Ricordi alla meglio su Fornò. Ci riprova lo Sciacca sulla sinistra con Rosario Priola, che poi mette il pallone in fallo laterale per consentire al massaggiatore di entrare in campo e soccorrere un giocatore dello Sciacca rimasto a terra. Intanto 85esimo, 5 minuti alla fine di questa partita, l'ultima apparizione della stagione davanti ai propri tifosi per lo Sciacca, ultima trasferta invece per il Caltagirone. Domenica prossima lo Sciacca chiuderà il campionato in terra calabra a Cirò, mentre il Caltagirone terminerà la sua stagione in casa contro la Rossanese. In casa Saccenza già da qualche giorno si parla di programmi per la prossima stagione, ovviamente notizie più precise si avranno al termine del campionato. Sembra scontata la riconferma di Vullo, che ha fatto bene da quando ha assunto le redini di questa squadra all'inizio del girone di ritorno.
Brillante il campionato del Caltagirone che purtroppo alla fine poi ha sprecato tutto con quella imprevista sconfitta casalinga contro il Bagheria, ma è indubbiamente da valutare positivamente il campionato della squadra del presidente Iudica. E c'è il gol di Sapuppo al 42esimo. Sapuppo accorcia le distanze, Caltagirone 1 Sciacca 3. Sapuppo è riuscito, l'unico errore difensivo dello Sciacca, che ovviamente sul risultato del 3-0 ha allentato un po' la presa, ha concesso un po' di spazio a Sapuppo che ha battuto con un diagonale Alderuccio. Sì, c'è stato un errore in fase di disimpegno di Semilia che voleva servire Libasci, invece il pallone è stato intercettato da Sapuppo che a quel punto ha avuto via libera, visto che i difensori dello Sciacca stavano tutti guadagnando la linea del centrocampo. Quindi un gol per il Caltagirone ed io credo che questo 3-1 ci sia tutto. La squadra di Dolce, pur non disputando una grande partita dal punto di vista della determinazione e della concentrazione, io credo che meriti il gol, se non altro per aver affrontato la partita senza tatticismi e soprattutto per aver affrontato lo Sciacca così senza pericolosità nel proprio gioco. Si è fatto la sua onesta partita, è stato meno motivato dello Sciacca, però tutto sommato possiamo dire che la squadra di Dolce abbia dimostrato di avere delle buone potenzialità e che il cammino di questo campionato sia un cammino meritato, frutto di una potenzialità che forse meritavano qualche cosina di più. Intanto Agliuzza e porta a 4 le segnature con un magistrale colpo di testa. Queste sono la specialità del giocatore, riuscito a piazzare il pallone alla destra del portiere Polessi, che non è riuscito assolutamente ad intervenire. Il pallone ha accarezzato la base del palo e ha avuto una traiettoria difficilissima, nulla ha potuto il guardiapale ospite, che si è ben comportato pur incassando 4 gol. E questo è un paradosso, perché normalmente un portiere che subisce 4 gol non è che si pensi che abbia disputato una grande prestazione, invece oggi Polessi ha sicuramente meritato la sufficienza. Polessi ha evitato un passivo ancora più pesante per la sua squadra e ha dimostrato di essere uno tra i migliori portieri del girone. Quindi uno Sciacca che subito dopo essere passati sul 3-1 è riuscito a trovare ancora la forza per poter impinguare il proprio bottino. Quindi 4-1 che forse pesa un po' troppo nel groppone del Caltagirone, ma ampiamente meritato da parte dei giocatori dello Sciacca. In questo momento scade il 90esimo, quindi minuti di recupero. 4-1 risultato fissato dal colpo di testa di Agliuzza. Adesso un calcio di posizione per il Caltagirone, battuto da Dolce, respinto dai difensori dello Sciacca. Posizione di fuorigioco di Sestito. Minuti di recupero. L'arbitro fischia la fine in questo istante, concedendo soltanto un minuto di recupero. Lo Sciacca ha battuto il Caltagirone per 4-1 nella 38esima e penultima giornata del girone I del campionato nazionale dilettanti. Le reti nel primo tempo: al 25esimo Agliuzza, il raddoppio al quarto della ripresa di Corrao,
Il 3-0 giunge al 32esimo con Mazzara, accorcia le distanze Caltagirone al 42esimo con Sapuppo e al 43esimo Agliuzza fissa il risultato finale sul 4-1 in favore dello Sciacca. Si chiude il campionato casalingo per la squadra nero-verde di Totò Gullo con i tifosi che ringraziano il pubblico, mentre il Caltagirone chiude in trasferta con una sconfitta immeritata sicuramente, cioè sconfitta meritata in questo caso, ma dettata soprattutto dalle scarse motivazioni che sono state con le quali si è presentato qui al Gurrera di Sciacca. Amici sportivi, grazie per averci seguito da Teleradio Sciacca, Giuseppe Recca ed Enzo Divino. Buona serata e buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Presidente Udica, l'abbiamo visto in panchina dirigere la sua squadra con Dolce in campo, ecco, questo 4-1 si commenta da sé, una partita di fine campionato. Beh, sicuramente bisogna lodare lo Sciacca che ha cercato in questo fine di campionato di entrare in campo abbastanza concentrata, volitiva e mentalmente appunto concentrata per farsi il risultato, per salutare i tifosi. Visto che all'inizio cercavano di lottare per le prime posizioni, non ci erano riusciti, hanno recuperato alla grande ed era giusto che dessero questa soddisfazione ai tifosi. Non mi sento di penalizzare la mia squadra perché cioè, le ultime giornate di campionato hanno dimostrato che con la testa ormai non c'eravamo più, cioè, visto che la mira finale era il primo posto, ormai era irraggiungibile, quindi un attimo di rilassamento era anche giusto, visto che abbiamo tirato tutto il campionato dall'inizio alla fine con una certa tensione. Enzo Segreto, è finito il campionato in casa dello Sciacca, un rotondo successo su Caltagirone, ecco, possiamo dire che questo bilancio possiamo già tracciarlo, tutto sommato positivo per la tua squadra. Sì, direi positivo, senz'altro. C'è stata questa un po' una trastornata nell'impro settimanale, però che penso che i ragazzi abbiano reagito in maniera determinata, con attaccamento ai colori, dando prova di maturità soprattutto. Azzeccata la scelta di Bullo nel gioco di ritorno. Sì, sicuramente è stata azzeccata, spero che le cose volgano al meglio e poter riconfermare sia il mister e molti ragazzi che sicuramente meritano di restare a Sciacca. Un merito grandissimo a tutta la squadra, la più piccola alla più grande, perché sono state veramente ingombiabili e non è facile giocare 4 mesi sempre sotto tensione, quindi qualche piccolo calo che c'è stato frammentario in queste ultime settimane è giustificabilissimo. Adesso se ne è parlato tanto, siamo all'ultima partita casalinga, siamo ormai quasi alla fine del campionato, ecco, si è accennato anche quello presente al futuro di Totò Gullo, la società è sempre intenzionata a riconfermarlo. Ma questo non può che farmi piacere, notevole, lo sanno tutti, oltretutto l'avvicinamento del pubblico che tu avevi sottolineato prima, forse perché io ho tanti amici e allora mi hanno dato una mano. No, questa è una persona scherzosa. Sì, anche per drammatizzare un po'. Ritengo che il Presidente in questo finale dovrà riorganizzare le idee. Quando parlerete? Ecco, quando vi siederete? Ma non lo so, adesso vedremo. Loro prima si incontreranno tra di loro, dovranno vedersi i fatti loro. Prima è disponibile? Ma io lo sanno tutti che sono disponibile, questo non è stato mai oscurato, il fatto che io sia disponibile nel prossimo anno. Tanto è vero che io sono venuto qua non per fare questi 4 mesi, ma per programmare un futuro a Sciacca, quindi è inutile ribadirlo adesso, mi sembrava scontato questo fatto, poi che la società sia contenta a me fa piacere, d'altronde a me fa piacere lavorare a Sciacca perché oltre al pubblico è mio amico, quindi mi ha dato una mano, è una bellissima cittadina dove io oltretutto ci conoscevo e ci vivo bene, quindi non vedo problemi negativi, insomma, tutto dipenderà sicuramente dal quadro generale che la società dovrà darsi e poi eventualmente intavolare un discorso tecnico-tattico, questo mi sembra scontato. D'accordo. Nicola Dolce è ancora in campo nonostante le sue primavere, ma comunque sempre delizioso nei suoi lanci, nelle sue aperture, è diretto la squadra in campo piuttosto che in panchina. In panchina c'è il presidente Enzo Iudica. Ecco, questo 4-1 facile da commentare. Ma sì, 4-1 ci sta tutto. Caltagirone secondo me ha fatto forse una delle più brutte partite, pensavamo di fare qualcosa di diverso, però non ci siamo riusciti perché
effettivamente abbiamo dato tantissimo su un campo pesante giovedì contro la Peloro, perché volevamo metterci in mostra e metterci in parallelo con la Peloro. Ci siamo riusciti e abbiamo vinto. Oggi magari le gambe non c'erano, la testa neanche. Cerchiamo di concludere in bellezza la prossima partita in casa, di mantenere questo terzo posto, perché il Caltagirone ha dato tanto ed è un pochino ed è contentissimo se arriva almeno terzo. Per i playoff? Ma i playoff cercheremo di dare il massimo, però sai, fare già 38 partite, 6 di Coppa Italia 44, altre 5 sono 50 partite, viene un pochino dura, ma non solo per il Caltagirone, un pochino per tutti. Bisogna ricaricare le pile e magari cercare di dare il massimo in queste 5 partite, però non è facile. Qual è il futuro di Nicola Dolce? Ancora in campo e ancora a Caltagirone oppure ci sono altre proposte? In campo sicuro, non so a Caltagirone.